Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Essere onnivoro non significa dover mangiare per forza gli animali, quindi partire da questa affermazione significa compiere un errore logico. Essere onnivoro significa avere possibilità di mangiare animali, non doverlo fare per forza. E ripeto, infatti, non è, ma non lo devo fare per forza, quindi voglio dire che lo sei fai. Onnivoro, eh? Però non voglio poi che lo fai. Interrompermi, cioè perché mi stai parlando sopra, non è esattamente carino. Il punto è che non è tanto che tu voglia che io lo faccia o meno. Io giuro, non avrei mai voluto sentire dei porconi del genere, perché era vivo. Quindi già per me, porco, io mi sono spaventato di brutto, no? Perché in realtà non mi sono accorto che in realtà, cioè, le velocità erano molto basse, no? Cioè, comunque stavo andando, beh, io ovviamente stavo curvando, quindi ero praticamente fermo. Però ovviamente era una strada anche trafficata, quindi c'era pochissima gente. Oh, no, cioè, certo, lo chiedo se una è figa, se una è figa, certo, se una è figa. Cioè, lo chiederei sicuramente a... torno indietro, no. Dicevate? Stai per chiederlo a Valentino o Maria Sofia? Oh, tu guardi che Fiorentina Monza, ragazzi, porco Dio. Guardi che Fiorentina Monza, non scherziamo, porco Dio. Madonna, se non vinciamo domani, cazzo. Cosa c'entra? Ma che cazzo di cross? Non ho capito cosa è successo. Come prego? Ma in che rapporto siete voi due? Non ho capito. Ma noi due, sì. Diva e avvocato. È una cosa un po' complicata, vero? Siamo i moderni Joker e come si chiama l'altra? Harley Quinn. Esatto. Anche se oggi l'outfit della Diva Poison Ivy, eh. Brava. A quel calo choro tiki 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 me fui corriendo a comer asado y a chupar culo como condenado. Chupar culo, ciao donna, puoi scrivere se fiappia con una parola, grazie, giovane. No, guarda la risposta sotto. Oh. No! Le grimbaudè. Sto. I consigli di economia. Vuoi sapere come fare? Che bisogno c'era? Avvocato, ragazzi, allora si parte. Facciamo mezza partita. Avvocato, avvocato, l'abbiamo salutata. Cioè, dovrebbe scollegarsi, fosse possibile. Ah, scusatemi, non lo sapevo. L'ha messo tra virgolette l'avvocato. Ho tutto il pensiero. No, cioè, ha visto, no, tra virgolette, avvocato. Tra virgolette, avvocato. No, alla fine. Ma... Porco Dio! Cosa vedi? Dammi per dire, sono un vero avvocato, Dio porco! Sono un vero avvocato, porco Dio! E tu sei solo un prete che ha fatto il seminario dove provano tutti, porco Dio! Sei solo... Ma guarda, tu testa di noi rinasciamo con due caratteristiche, autoconservazione della specie e dell'individuo. Paragonare gli umani all'essere umani, gli umani agli animali è insensato. Se tu sei umana, non puoi paragonare un umano a un animale, non vuol dire niente. L'umano avrà sempre e comunque una quantità di sentimenti, emozioni, ambizioni, intelletto, volontà superiore a qualsiasi animale, senza contare che è membro della tua specie. In natura non esiste un singolo animale che antepone il bene delle altre specie a quelle della propria, quindi non, perché io dovrei fare diversamente? Okay. Non ha... Io dico sempre sì, che me frega, spirito d'avventura. Ho capito, spirito d'avventura. Belle, nuove. Ma scusa Martina, se tu dovessi consigliare una persona che viene a Parma delle cose da vedere, oltre te ovviamente, cosa sarebbe una cosa da vedere a Parma bella? I parchi. Dai, la risposta seria? Non è vero, ci sono due parchi e sono bellissimi. Cioè io immagino che entro in un hotel a Parma e chiedo... Andiamo, Eleonora. Sì, vabbè, Eleonora... Allora, fidiamoci. Eleonora? Ehi. Ecco. Dopo la transizione. Vabbè, avanti.
Vediamo se c'è qualche... Ma no, per il librismo, no, però veramente... No, che cazzo di regola è? È l'ignoranza. Comunque ragazzi, volevo dire questo. Intanto saluto subito il sindaco del programma, Grimbo, grazie Grimbo. Saluto Rubino, e non è un caso, dico subito questo ragazzi. Dio porco Dio, mi hanno chiuso il canale di YouTube, quello storico ufficiale, porco Dio. Aiutatemi, vi prego, porco Dio, i canali di Simone, di Praticò, porco Dio, di Sara Kennedy. Allora, intanto grazie a Grimbo, che l'altra volta ha detto dati social di Pre. Rubino, tu che rimani in pasta, porco Dio, in YouTube, che rimani in pasta in YouTube. Dio, porco Dio, dirigli a Primolo subito, porco Dio, che scatti in una guerra, scatti in un incendio, porco Dio, che non avete mai visto. No, aspetta, allora, che avete mai visto prima, porco Dio. No. Allora, avvocato, può spiegarci in maniera un pochino più pacata qual è la situazione, così capiamo cosa possiamo fare? Sì, ragazzi, posso dire una cosa? Nella vita fate quel cazzo che volete. Non conta un cazzo quello che dico gli altri. Non conta un cazzo di niente quello che dico gli altri. Ha ragione. Ti piace fare sesso? Fai sesso, non te ne fotte un cazzo degli altri. Porco Dio, fai quello che vuoi. A me sai tu, Don Ambrogetto, cos'è questa? Guarda com'è bianca, Don Ambrogetto. Ciao Valentina, piacere. Ripeto, ciao Andrea 98, piacere. Andrea 98. Allora ti dico, avvocato... Porco Dio, dov'è l'educazione? Dov'è la tua educazione di merda? Dov'è la tua educazione, porco Dio? Ti dico, d'altronde la vera persona... cioè, cosa aspettarsi da un ignorante, giusto? Cosa aspettarsi? L'educazione no, di certo, eh? Cioè, tu hai un... cioè, io mi abbasso, porco Dio, a dirti piacere e tu non rispondi. Ma ti rendi conto che sei un ignorante? Ma vai a fare... Io mi abbasso a dire piacere a uno scarabeo, porco Dio. Mi scuso perché rovina l'idillio. Questo è Alaska, è una ragazza. Questo è Alaska. No, Alaska. Questa è il fratello. No, Alaska è una ragazza che è stata invitata da Simone, che è stata accompagnata dal fratello. E cosa fa lei? E praticamente, no, lei fa stream su Twitch. Ma è una ragazza molto introversa, che lui ci teneva ad avere qua per fare una chiacchiera introversa. Immagino Simone quando è introverso. Sì. Sai che Simone qua le ragazze le invita solo per fare chiacchiere introverse. Certo. Ma non per scoparmele, perché esatto, gira questo. Il fratello. L'ha accompagnata. Ma senti cosa ha detto a Simone. Sto raccontando una roba che mi darete del coglione, però io la voglio raccontare perché vorrei fare un advice su questa roba. Letteralmente 2 ore fa con la macchina ho steso uno in moto. Ok, partagliamo subito la testa al toro. No, che cazzo ridete, figa? Che cazzo c'è da... La mia quella di Malesani, sapete Malesani quando ha detto... Sì, che allenatore. Comunque, ti volevo dire, si fonda sul cocco. Ok. Mm-hmm. Si fonda sulla perversione, quindi sulla libertà sessuale, diciamo proprio, totale. E fino a qua. Sul godimento. L'importante è... Ma cos'è che... Fax? Porco Dio, cosa mi è sceso dal naso? Chissà cosa. Una stalagmite, porco Dio. Ragazzi, ma che succede? Un capperi veramente beffardi. Vabbè. Sono preoccupato. Tesoro, dalla regia mi dicono di tenere d'occhio il telefono. Lei pensa che tutti dovrebbero farsi calciare i coglioni, non ho capito? Ma anche no. A me interessa. Io volevo chiedere appunto a Maria Sofia e a Valentina Clerici. Loro cosa? Che cazzo sta dicendo? È colpa di Max Felici da spiaggia. Ragazzi, la domanda. Volevo sapere se voi cosa fareste sulla spiaggia. Avvocato, non è che si deve sparare una sega adesso, però mi scusi. Ma sono i fantasmi. Oh. Porca la troia, ma vaffanculo! Dai, no, sei un pezzo. No, figa. Assurdo. Grazie mille. Grazie mille. No, non riuscirei mai ad andare a vivere a Dubai, a farmi cagare in bocca, cioè, non... o a cagare in bocca. Cioè, non...
preferisco stare in Italia e sì, questa è anche un po' una mia croce. Sì, no, perché è proprio realistico. È proprio realistico. Assurdo. One shot di Mike. Sono i fantasmi. Non è il momento in cui capisco che sto per essere... Porca la troia, ma vaffanculo! Porca di quella, sì, non lo so. Porca tutta la troia, sembrava... Qua Fede campa per un mese. Ernis, che si è sabato. Grazie, Henry Sv. Sv.